Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi è dedicato soprattutto, ma non solo, ai neofiti che altrimenti mi bacchettano, mi continuate a dire ma fai video soltanto tecnici per persone avanzate e a noi neofiti non ci consideri più. Ecco, oggi invece ho deciso di darvi il ruolo di protagonisti proprio perché vi consiglio una applicazione che è la più semplice e comoda e conveniente in assoluto per fare i primi acquisti e vendite di Bitcoin, quindi un wallet ed exchange, chiamiamolo così, in versione estremamente semplificata, tutto in italiano, con assistenza dedicata in italiano, che opera totalmente in Italia, quindi che vi permette di movimentare fondi utilizzando soltanto IBAN italiani, quindi senza dover far bonifici all'estero o cose simili, agevolando quindi anche la trasparenza fiscale e la gestione poi delle proprie operazioni. Inoltre è sicuro al 100%, addirittura prevede una modalità di recupero dei propri Bitcoin nel caso in cui si smarriscano la password, la chiave privata, il SID, il telefono stesso su cui era installata l'applicazione, e quindi diciamo che ha tutto ciò che serve per essere l'applicazione ideale per un neofito, per chi non è particolarmente smanettone o per chi semplicemente non ha voglia di diventare matto dietro alla gestione di tutta quella serie di procedure di sicurezza per mettere al sicuro i Bitcoin, che come sappiamo sono una delle criticità maggiori del sistema Bitcoin stesso, che lo rende poco accessibile. Questa applicazione supera questa barriera e pertanto secondo me non è solo per i neofiti, ma va bene anche per chi è già più avanzato, ma semplicemente non ha voglia di avere tutte queste serie di pensieri sulla sicurezza e mica sicurezza. Insomma, la parola d'ordine di questa applicazione, che si chiama Conio, è semplicità, e adesso ve la mostro e ve lo dimostro soprattutto. Nel video di oggi, infatti, innanzitutto ve la presento e vi faccio un po' un elenco pratico, quindi applicazione alla mano, una a una di tutte queste features che abbiamo introdotto poco fa. E in secondo luogo vi mostro come si usa, che come vedrete è davvero semplice e autoesplicativa. Non c'è neanche bisogno di mostrarlo, però per completezza vi mostro l'interfaccia dell'applicazione, la sua prima configurazione e un po' di smanettamento. Quindi, se apprezzate sempre i miei contenuti e i miei video, cortesemente lasciatemi un bel like, così mi incentivate sempre a continuare a produrre video di qualità. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, mi raccomando, e infine godetevi questo video. Andiamo a vedere Conio. Scaricare l'applicazione di Conio è veramente semplicissimo. Basta andare sul sito web conio.com e cliccare scarica l'app, oppure direttamente, come vedete da questa schermata che inquadra il mio telefono, andare sull'App Store e cercarlo. È il primo risultato cercando Conio. Si trova naturalmente sia sull'App Store di iOS che sul Play Store per Android. Basta scaricarlo e in pochi secondi si può aprire il proprio conto Bitcoin, wallet Bitcoin, chiamiamolo come vogliamo, ma effettivamente il termine conto forse è più completo, perché non è semplicemente un wallet, in quanto ci permette anche di acquistare e vendere i Bitcoin in maniera istantanea, con fees veramente competitive e soprattutto in maniera semplicissima. La semplicità è il suo maggior punto di forza. Infatti ha anche vinto, non a caso, dei premi proprio per il design e l'essere davvero tanto user friendly. Tra poco lo vedremo. Sulla pagina del sito web trovate un po' tutte le features principali dell'applicazione, ovvero che avete sempre tutto a portata di smartphone, in quanto si può acquistare e vendere, come vi dicevo, direttamente dall'app in maniera istantanea, ma anche trasferire o ricevere Bitcoin verso altri wallet oppure da altri wallet. Il mercato viene aggiornato naturalmente in tempo reale con i valori dei principali exchange mediati, quindi avete un valore affidabile di prezzo in maniera continua, e la compravendita naturalmente avviene a quel prezzo lì. Tra poco poi andiamo a vedere in maniera pratica come si fa. E per comprare e vendere Bitcoin, come vi dicevo, si accettano come metodi di pagamento sia le carte di debito che le carte di credito, quindi prepagate e carte di credito, tra cui la PostePay, che so che molti di voi la utilizzano e pertanto sarete molto contenti. Qua vedete già, tra l'altro, da questa schermata quante sono le fees, che sono 1,25€ su 100€, quindi l'1,25% fondamentalmente. È una flat fee, quindi è sempre quella
su qualsiasi transazione, sia in acquisto che in vendita, ed include anche le commissioni di carta di credito. Attenzione, l'acquisto avviene con carta, credito o debito. La vendita invece vi recapita poi gli euro tramite bonifico, quindi occorre collegare il proprio conto bancario per ricevere per l'appunto gli euro di controvalore di quando si vendono i propri bitcoin. Le commissioni sono molto competitive perché, se lo paragoniamo ai suoi principali competitor, per l'acquisto utilizzando carta applicano più del doppio delle fees. E so già quello che pensate, ovvero ma se io li compro con bonifico pago molto meno sui competitor. Sì, è la verità, però rendiamoci conto di che differenza c'è tra comprare con bonifico e con carta. Comprare con bonifico significa che prima devo bonificare i miei soldi sul conto della piattaforma che voglio utilizzare, e una volta che arrivano posso acquistare i bitcoin. Quindi o vincolo sempre una parte di capitale sulla piattaforma e quindi poi ce l'ho a disposizione per comprare o vendere, oppure devo aspettare, ahimè, i tempi tecnici di transazione bancaria. Pertanto è un disservizio in più, mentre acquistando con carta la cosa è istantanea, insomma si clicca acquista e i bitcoin arrivano subitissimo, e quindi lo trovo una commissione totalmente ottima in confronto alla concorrenza. Direi che possiamo andare a dare un'occhiata all'applicazione, però prima di vederla vi vorrei dire altre cose riguardo al perché utilizzarla, perché la semplicità sì è il fattore principale e so che a molti interessa, però non è l'unico. Innanzitutto l'affidabilità, ovvero chi c'è dietro all'applicazione Conio. Allora, Conio è un'azienda, come vi dicevo, italiana, fondata da due persone che hanno un background finanziario di tutto rispetto. Sono Christian Miccoli, il fondatore di Chebanca e di Conto Arancio, che sicuramente conoscerete, e da Vincenzo Di Nicola, che è uno di quelli scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico per far parte di quel board di esperti del settore blockchain che ha proprio il compito di discutere eventuali implementazioni e sviluppi di tale tecnologia nell'ambito dello Stato italiano. Quindi parliamo di persone con credenziali di un certo livello. Inoltre l'azienda Conio è finanziata dal gruppo Poste Italiane e Banca Sella, che è uno degli istituti finanziari più proiettati nel futuro secondo me, e opera in Italia al 100%. Questo non è da sottovalutare, perché dal punto di vista della fiscalità, laddove ci sono attualmente parecchie ombre, è meglio, secondo me, avere comunque la tracciabilità totale di tutte le operazioni eseguite sui IBAN italiani. Sapete bene che i principali competitor di questa applicazione utilizzano conti esteri, ad esempio conti estoni, e pertanto, insomma, ci sono sempre dei dubbi sulla compilazione del quadro RV nella dichiarazione annuale dei redditi. Insomma, avendo tutto quanto circoscritto in Italia, c'è più trasparenza, più chiarezza e più semplicità anche nella gestione fiscale poi dei propri capitali e delle proprie transazioni. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata all'applicazione, perché così ci proiettiamo direttamente in essa. Allora, io chiudo l'App Store e vi mostro immediatamente l'applicazione stessa. Aprendola viene richiesto, se lo si abilita, un codice PIN oppure il Face ID o il Touch ID se avete gli iPhone di ultima generazione. Il PIN naturalmente lo si imposta in un secondo momento ed è consigliabile farlo per motivi di sicurezza. Una volta sbloccato si viene catapultati nella schermata principale, chiamiamola home page, del proprio portafoglio, dove abbiamo un riepilogo di quanto abbiamo dentro. Possiamo andare a vedere lo storico dei movimenti eseguiti, acquisti, vendite oppure trasferimenti, e possiamo, vedete, inviare o ricevere bitcoin immediatamente. Inviare o ricevere, attenzione, non significa comprare o vendere, ma significa trasferire. Naturalmente, esattamente come qualsiasi wallet, abbiamo la possibilità di vedere il nostro address, che sia sotto forma di QR code che come stringa alfanumerica. È possibile copiarlo oppure mostrarlo, insomma, a chi mi deve inviare la transazione, in modo che gli vada a finire nell'address di destinazione. Come vedete abbiamo quattro tabs qua sotto: portafoglio, mercato, impostazioni e assistenza. Sono tutte quante importantissime. Qui in questa applicazione appunto non c'è niente di inutile, tutto ciò che vedete è ciò che serve.
Portafoglio vi permette di gestire i vostri movimenti. Mercato ci fa vedere la quotazione di Bitcoin, che vedete il grafico è customizzabile con insomma intervalli temporali differenti, teniamo 7 giorni che va bene, e sotto abbiamo i tastoni compra e vendi. Semplicemente permettono di acquistare o vendere Bitcoin. Come vi dicevo, il metodo di acquisto è qualsiasi carta di credito o debito con una commissione flat dell'1,25%. La vendita invece richiede, che poi lo si fa in fase di KYC, in fase di registrazione dell'identità, un conto bancario associato, in quanto la vendita poi avviene via bonifico. Noi vendiamo i nostri Bitcoin e ci vedremo un bel bonifico in ingresso sul nostro conto corrente con il controvalore equivalente delle criptomonete vendute. Impostazioni. Ecco, le impostazioni includono tutto ciò che riguarda la sicurezza, l'abilitazione delle varie features, il KYC e la gestione del proprio profilo. Andiamole a vedere una ad una. Allora, in alto, se non avete ancora configurato le impostazioni principali di sicurezza e di verifica d'identità, come nel mio caso, in quanto attualmente non ho intenzione di comprare né vendere Bitcoin, lo vedete lì. Insomma, da me vedete completezza profilo 0%, perché, come vedete cliccandoci sopra, non ho ancora completato la procedura di KYC. E se non avete abilitato il PIN piuttosto che la two-factor authentication e quant'altro, lo vedete sotto nella completezza invece delle impostazioni di sicurezza. Vi suggerisce subito di abilitare quelle fondamentali per evitare spiacevoli situazioni. Profilo personale, qua la vostra mail, che è sufficiente quella e una password naturalmente per registrarsi, e dopo abbiamo la verifica d'identità, come abbiamo visto, per poter acquistare e vendere. Invece per fare i trasferimenti e per l'utilizzo come wallet non è necessaria la KYC, quindi abbiamo questi due livelli di differenza, ecco. E vedete sotto possiamo uscire dal nostro profilo cliccando esci, e poi abbiamo quella voce che a me è ingrigita, che però è estremamente utile, che è ricevi il resoconto fiscale. Come vi dicevo, tutte quante le operazioni di acquisto, vendita, insomma in euro, avvengono su IBAN italiani, su conti bancari italiani. Di conseguenza, qualora si dovesse rendere necessario di dichiarare le operazioni fatte, quando sono state fatte, quanto erano grandi, è sufficiente utilizzare appunto il resoconto fiscale fornito in questo menu, e questo appunto ai fini di trasparenza fiscale. Sotto invece abbiamo tutta una sezione dedicata alla sicurezza, altro grossissimo punto forte a mio parere di Conio, perché il nostro account online, diciamo così, è protetto da codice PIN, Face ID oppure naturalmente Touch ID nel caso in cui abbiate un iPhone di più vecchia generazione, password naturalmente e two-factor authentication. Quindi abbiamo un po' tutti i principali sistemi di sicurezza, naturalmente possono essere abilitati o disabilitati a piacere, il consiglio ovviamente è quello di abilitarli tutti quanti, e si possono modificare quelli modificabili ovviamente, ovvero password e codice PIN. Telefoni autorizzati permette, vedete, di andare a autorizzare un nuovo telefono. Mi immagino che vengano automatiche alcune domande, ma se dovessi smarrire il mio codice di recupero, che come vedete qua c'è mostra codice di recupero Bitcoin, che altro non è che il seed di 12 parole che ci permette di recuperare da qualsiasi altro wallet in qualsiasi punto, insomma su qualsiasi interfaccia, il nostro wallet Bitcoin, è un po' la nostra chiave privata. Insomma, se me la dimenticassi, se mi si dovesse friggere il telefono e fosse l'unico telefono abilitato e nel contempo appunto mi sono dimenticato il seed, insomma ci sono tutti questi casi un po' estremi che però non bisogna mai trascurare. Conio pensa anche a questo, e questa è una cosa che lo pone molto avanti alla concorrenza, secondo me è una feature abbastanza unica, ovvero possiede un sistema di recupero multi-signature. Cosa significa? Significa che il vault, diciamo così, il wallet in cui sono custoditi i Bitcoin, possiede 3 chiavi e ne bastano 2 di 3 per sbloccarlo. Quindi queste 3 chiavi quali sono? Una naturalmente a questo codice di recupero Bitcoin, nonché chiavi private che sono stoccate sul nostro telefono, sono in nostro esclusivo possesso, Conio non le ha.
Con quelle naturalmente possiamo andare a movimentare i bitcoin, possiamo fare tutto quello che vogliamo, nonché recuperare il wallet. Se lo perdiamo, è qui che entra in gioco una chiave che possiede Conio sul suo server e un'altra chiave cosiddetta di emergenza, che è sempre posseduta da Conio, però non è da loro accessibile, a meno che noi espressamente non diciamo puoi utilizzarla, mi serve perché sono in stato di emergenza. Cosa significa? Significa che appunto ho perso il telefono, non riesco più ad accedere, ho perso il codice di recupero e quant'altro. In quel caso lì io contatterò l'assistenza, che provvederà naturalmente a verificare che si tratti di me, quindi magari tramite i documenti o tramite chiamate, insomma ci sono delle procedure di sicurezza sufficientemente sicure, scusate il gioco di parole, e queste procedure gli permettono di sbloccare questa chiave e quindi, utilizzando due chiavi su tre, la chiave Conio e la chiave di emergenza, gli permettono di recuperare i nostri bitcoin e quindi o movimentarli altrove su un altro wallet al quale anche noi possiamo avere l'accesso, oppure di recuperarci il codice segreto, il seed, e permetterci appunto di recuperare a noi stessi il wallet. Questa è una cosa da non sottovalutare assolutamente, perché soprattutto per i neofiti, che spesso mi rendo conto hanno difficoltà nel gestire le chiavi private, nel gestire tutte quelle procedure, le good procedures, proprio per mettere al sicuro i propri fondi e le proprie applicazioni, è un livello di sicurezza in più, di tranquillità in più. E se ci pensate è un servizio praticamente gratuito, perché al di là di quelle fees in acquisto o in vendita non ci viene chiesto un canone di utilizzo e quant'altro, quindi questo è un bel punto a favore per Conio, che mi piace tanto, insomma. Quindi, una volta chiuso il capitolo sicurezza, qua sotto abbiamo qualche cosa sulla privacy e qualche informazione che poco ci interessa in questo momento, aprirei il capitolo assistenza, che è un altro capitolo importante, in particolare per i neofiti. Ve l'ho detto, questo video è soprattutto per voi. Assistenza non è un chatbot, attenzione, è una persona con la quale, che è addetta per l'appunto al customer service, con la quale possiamo conversare e alla quale possiamo fare domande in chat per l'appunto. È molto responsive, ho visto, io in particolare non ho avuto diretto bisogno fortunatamente di parlare con l'assistenza, però ho visto che è sempre, cioè è ben recensito, ho letto in giro, ho cercato, ho visto che non è che ti fa aspettare 3 ore, 4 ore, è molto sul pezzo, insomma, e quindi anche questo è un valore aggiunto. Inoltre un'assistenza completamente in italiano, quindi non ci sono problemi di traduzioni, di misunderstandings e cose di questo tipo. Quindi ricapitolando, perché Conio? Beh, adesso non dovreste avere dubbi, in particolare per i neofiti, che secondo me è il target principale di questa applicazione, ma non l'unico, come avrete capito, per i motivi di sicurezza. Immaginatevi, tra l'altro, tornando al discorso sicurezza, tocchiamoci perché non sono sicuramente cose piacevoli, ma se ci dovesse capitare qualcosa, che ne so, un ictus, che ci dimentichiamo il seed, la password e tutto quanto, piuttosto che non sappiamo più dove abbiamo scritto le copie di backup del seed, piuttosto che un evento ancora più tragico, ma purtroppo, cioè, bisogna tenerne conto, soprattutto se abbiamo dei capitali molto grossi, la morte del proprietario. Ecco, in questo caso, tramite questa procedura di recupero con la chiave di emergenza, non vanno persi i bitcoin. So che sono dei casi estremi e poco piacevoli, però bisogna tenerli in considerazione per l'appunto, in particolare se si hanno capitali molto grandi e li si vuole proteggere, ovviamente, potrebbe essere anche un'eredità. E pertanto, vedete, è un'applicazione un po' per tutti, in primis per i neofiti, per la sua semplicità d'uso, che è il suo cavallo di battaglia in assoluto e i premi vinti parlano da soli. In secondo luogo, per la competitività delle fees, comunque ci permette di acquistare al volo con carta di credito, con fees dell'1,25%, estremamente competitive rispetto alla concorrenza. La sicurezza, che è, penso, non mi viene in mente un'applicazione che ha più livelli di sicurezza e che pensa anche a tutte quelle casistiche particolari di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Le credenziali comunque delle persone che ci sono dietro e degli investors che ci sono dietro, ed infine il fatto che è
totalmente localizzata in Italia. L'operatività, quindi dal lato fiscale, è un'agevolazione e una semplificazione. L'assistenza, che è un'ulteriore semplificazione, non dobbiamo impazzire dietro a traduzioni e soprattutto non parliamo con chatbot, e quindi direi che ve la consiglio a occhi chiusi, in particolare se siete nuovi arrivati, se volete il vostro wallet, il vostro primo wallet o la vostra prima applicazione dove acquistare e vendere Bitcoin, potete andare belli tranquilli. Se avete domande, chiaramente potete farmele qua sotto, e se siete interessati a utilizzare questa applicazione vi lascio il mio referral link, che se la utilizzate appunto con il mio referral link mi date una piccola parte delle vostre fees e io vi ringrazio. Per voi ovviamente è a costo zero, la trovate nella prima riga della descrizione. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.